Siamo alla Torre di Sant'Andrea, al sesto piano, con la mostra del signor. Roberto Voltolina. Che mostra si tratta? Il tema è Luce, Speranza, Carità Cristiana. Appunto, si vuole evidenziare Venezia, Chiusa e Padova nella storia del Vivaldi, dove fu appunto battezzato, tenuto in alto il prete rosso, quindi aiutare i bambini e le bambine ad imparare l'uso degli strumenti musicali. I genitori, lasciando appunto in questo istituto alla ruota della vita, prendevano un pezzo di stoffa, la tagliavano in due, una parte rimaneva in istituto, la seconda parte la portavano con sé. Per riprendersi figliuola e figliuola, non avendo appunto possibilità economiche i genitori a quei tempi, riattaccavano questa stoffa e si portavano con sé i propri figliuoli o figliuole, perle o perline, dipende se era un maschio o una femminuccia, perché i mulini a Venezia sono famiglie, mentre che gli occhi sono dell'UNESCO, patrimonio dell'umanità o per l'umanità. Dunque, cominciamo in se stessa mostra. Questa è il famoso francobollo dei 950 anni della Basilica San Marco. Come chi inchioggia nelle nostre rive si vedono gli immobili con quelle che possono essere le cupole e i tetti, nelle acque rinfrangono il proprio esserci. Come anche le persone. Persone si vedono testa su e testa giù. Una cosa, queste qua sono ad occhi aperti, di giorno, di sera, al calare del sole. Una volta non c'erano gli strumenti, telefoni, cellulari e più che ne ha più ne metta. C'erano solamente gli occhi. Infatti questa si trasporta in Cale dei Albanesi, dove Tiennizio Eto rappresenta ramo e corte della Roda. Al fianco che c'è una carità stretta, che sei carceri dove si oppellico scrisse i miei prigioni, e a destra che sei Danieli, si vede l'altana, si vede il doge che appunto ha spada al petto nelle pietre, ma non si vede la cuspide, non si vede l'arcangelo Gabriele, come che alle nostre spalle che sei l'arcangelo Gabriele raffigurato dal piparo, che se, mi sembra un po' la via Mesiro, l'Unità d'Italia nella pietra destra, giù 1860, è Casanova. Questa era una targa che prima c'era e appunto riferiva alle persone dove fu arrestato questo Latin Lover di tempi passati. Nel contesto stesso, chi portò via una grande risorsa per Venezia in turismo, va bene? E qualche anno fa, proprio a Piazza Roma, mi venne una maschera con i francobolli francesi, l'appoggiai nel granito di casa mia, ci mise luce alle spalle, sembra che venga fuori. Altro tema importante, noi siamo piccoli, da sopra il ponte di San Marco siamo piccoli come formiche, mentre tanti anni fa hanno costruito il Mose. Però hanno scavato 20 metri per metterci il cemento armato e le paratoie del Mose. Ero in plancia di questa unità, l'onda tra onda e onda era di 2 metri in calante d'acqua in dosana, e questo signore andando a rialto, rio alto, si vide inabissarsi. All'indomani, quando sarà, speriamo più tardi possibile, chi fermerà il mare? Chi fermerà nelle coste mondiali l'acqua? Questo è un punto di domanda che lascio a tutti la facoltà di rispondere al futuro. Allora, giù in questa fotografia abbiamo l'orologio più di Padova, che appunto nell'oroscopo a cui non credo, il Comune di Padova commissionò al novello 1780 l'orologio di Padova, però non fu mai pagato. Allora, adesso e mai, però per il picca non ci mise la bilancia, la giustizia. Cosa significa? Che in terra la giustizia non c'è, in alto sì. Questo è il crocifisso appunto che si trova a Padova, alla chiesa delle Serve di Maria, dove che oltre 500 anni fa il Cristo
di Donatello vennero giù delle lacrime e di sangue raccolte in un'ampolla. Si parla di miracoli, miracolo è proprio la vita, il buongiorno. Questa è una fase ottica, dopo la settimana di acqua veranda, verso il sole venne fuori una campana, come la pietà sopra l'infanzia c'è una nuvola fatta a cuore. Thank you.